Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Sono stati tra gli ospiti della serata di ieri con una canzone che abbiamo scoperto e tutta Italia ha scoperto proprio ieri sera e che ci ha un po' incantato. Vogliamo scoprire qualcosa di più proprio da Antonio Maggio e Jessica Notaro. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, ciao, grazie, grazie a voi dell'ospitalità. Allora, partiamo proprio dall'inizio. Come mai a Sanremo questa canzone? Ma questa canzone è a Sanremo per un destino strano ma bellissimo, perché quando un qualcosa è scritto da qualcuno, da qualcosa al di sopra delle nostre parti, è un regalo che noi scartiamo molto volentieri. È una canzone che nasce da come dicevo ieri sul palco, da un valore importante che è l'amicizia, e che abbiamo... È nata tra me e Jessica sul set di un mio videoclip di qualche anno fa, che abbiamo coltivato poi negli anni. Da un'altra amicizia, quella mia con Ermal, abbiamo scritto a quattro mani questa canzone, e l'abbiamo fatta ascoltare a Jessica, che ha insomma, da quando io e lei ci eravamo raccontati questa storia. Abbiamo insomma unito un po' tutti i puntini, come nei giochi. Quindi della è un settimana po' come enigmistica. Se le, non voglio dire casualità, perché se si scrive una canzone ovviamente c'è una coscienza, però tutto è andato come doveva andare. Era scritto così. Assolutamente scritto, io sono convinta di questo. E tra l'altro è stato, insomma, è stata una cosa simpatica, perché lui mi ha detto: ma negli ultimi tempi, ma tu non canti più, perché io canto da quando avevo 8 anni, no? Lui lo sapeva, e non canti più, ma dico: guarda, altre priorità. E poi non è ancora arrivata la persona giusta che scrivesse un brano perfetto per me, e lui mi ha detto: te lo scrivo io, che problema c'è? E quindi mi ha scritto questo brano, ma è stato bello perché non me l'ha mai fatto sentire. Ha aspettato di finirlo e nel frattempo si sono visti lui ed Ermal per gli ultimi accorgimenti. Poi mi hanno chiamato e mi hanno detto: dai, sali a Milano che ti facciamo ascoltare la canzone. Mi incuriosisce questa cosa che te l'hanno fatta sentire solo alla fine. Solo alla fine. Ma era, Antonio, perché volevi il risultato perfetto? Perché magari Jessica andare a mettere qualcosina. Ma io... No, è stato perfetto, cioè non c'era assolutamente bisogno. C'è da dire che quando abbiamo pensato di mettere sotto forma canzone la sua storia, io e lei ci siamo incontrati anche più volte, anche la scorsa estate, venuta in vacanza nel mio Salento, abbiamo chiacchierato in quell'anfiteatro scavato nella roccia di tutta la sua storia, nei minimi dettagli. È da non confondere, nel senso, non è che lui mi abbia portato la canzone e mi abbia detto: ma qui potremmo mettere così. No, lui semplicemente conosceva già la mia storia, proprio perché siamo amici da tanti anni, e mi ha detto un giorno: guarda, facciamo così, prendiamoci un pomeriggio per noi e raccontami in tutta calma tutto quanto nei dettagli. Però lui è riuscito a cogliere addirittura delle sfumature che io non ho detto, ma che avevo dentro. E questa è proprio una particolarità di Antonio, fa parte della sua grande sensibilità, come proprio come essere umano ancora prima che come artista. Io noto una cosa e vi butto dentro questa mia riflessione. Che belle cose che dice, mi emoziona sempre. Vedi? Ditemi la vostra. Era partito con un festival, vabbè, le polemiche, si è parlato ieri, abbiamo sentito anche due monologhi molto interessanti, ma c'è un sottotesto che si inizia a leggere già dalla prima serata, che è quello dell'amicizia. Lo dico perché abbiamo visto Fiorello che apre ad Amadeus e lo aiuta a sciogliersi e fanno insieme questo percorso perché se l'erano promesso. Voi nella stessa serata avete una storia ovviamente legata a tutt'altro, cioè una canzone che nasce ma che parte da lì. Sì, sì, ma è una cosa meravigliosa. Sanremo deve anche essere una sorta di contenitore di messaggi e di valori, no? Se possiamo lanciare un messaggio così importante di forza e di speranza basato su un valore che nella vita di tutti noi è basilare, no? Gli amici sono fondamentali, cioè non c'è cosa di più bello. Potrebbe diventare un inno? Cioè un inno nel senso di una canzone simbolo? Me lo auguro, questo non lo decidiamo noi, lo decide la gente che lo ascolta. Dipende e che spero lo farà sempre di più.
È chiaro che una canzone che contiene un messaggio così, con uno slogan così, ti tieni le mani in tasca, io mi auguro possa piacere sempre di più alla gente, e poi la gente ascoltandola, apprezzandola, condividendola, cantandola soprattutto, la può rendere anche solo personalmente, anche solo per se stessi, potrebbe un inno. Funzionare come sorta di ipnosi, capito? Tieni le mani in tasca nei confronti proprio di quelle persone che invece al contrario hanno l'abitudine a reagire distinto. Che attenzione, la mano in tasca, tenere la mano in tasca non implica solamente tenerle in tasca per non picchiare una donna, per non farle del male a livello fisico, ma pensiamo anche solo alla violenza sul web. Cioè, il fatto di metterti lì, tac tac, e sulla tastiera iniziare ad insultare la gente, che è una cosa che adesso va tanto di moda e mi fa tanto paura, perché c'è tanta gente che va sul web solo per quello, per sfogarsi, ma ce n'è anche altrettanta che nel web cerca in maniera errata rifugio, e purtroppo quando ricevono certi colpi non li reggono, e poi sentiamo i casi ai telegiornali dove dicono che ci sono donne che si tolgono la vita perché sono state bullizzate, no? Tanto ne sentiamo di tutti i colori, è così. Beh, Jessica, tu sei un esempio di una donna che ha saputo non solo risollevarsi, rinascere, riscoprirsi, cioè tu sei molto forte. Ti prego, dimmi che ce l'abbiamo dentro tutte. Tutte. No, non è veramente, non è per dire, è così. È così. Semplicemente quando ti succede qualcosa di così forte, scopri di avere delle risorse che prima mai avresti immaginato. E io ho visto gli altri ragazzi e ragazze che hanno subito quello che io ho subito e hanno reagito tutti allo stesso modo, perché l'istinto di sopravvivenza fa miracoli. È così. E poi se abbiamo dei buoni esempi, non solo te ma anche in questo caso la canzone, magari può essere d'aiuto per tante persone che sicuramente soffrono. Sì, porta in primis un messaggio di speranza, questo sì. Ragazzi, noi vi aiuteremo a diffondere la canzone, ma vogliamo capire come vi vedete di qui in avanti. Cioè, adesso cosa succede per Antonio, cosa succede per Jessica? Farete, io vi immagino così, non so, in tour italiano. Sarebbe Guarda, bello. Come dicevamo all'inizio intervista, questa cosa è capitata per caso, per volontà del destino. Quindi mai mettere mano alla provvidenza, perché come sono è successa d'accordo. Questa cosa, ne possono succedere delle altre. Ora come ora ti dico che questo è il primo singolo di un mio progetto discografico, di un disco che vedrà la luce più avanti, e che non poteva esserci canzone, partner e messaggio migliore per cominciare. Adesso Jessica scoprirà, perché mo è stato tutto bello, l'abbiamo cantato a Sanremo, adesso scoprirà tutti i prossimi mesi di promozione di questo singolo, che saranno belli intensi, e poi insomma vedremo col tempo. E poi magari capirai se la musica può essere parte del tuo futuro, perché no? La musica è sempre stata parte anche del mio passato, tanto canto dall'età di 8 anni, e poi come qualcuno vi avrà suggerito ballo anche da Beh, un po' di tempo. Beh, quello l'abbiamo visto, sì. Ho scoperto che mi piace anche ballare, e la musica è vita per eccellenza. Io non so come mi vedo in futuro, perché non voglio neanche saperlo, perché ho imparato dal mio vissuto che proprio nel momento in cui progetti qualcosa il destino si diverte a scambiare tutte le carte in tavola. Quindi io dico, sarà quello che Dio vorrà. Insomma, è un po' carpe diem. Voi cogliete l'attimo. Assolutamente sì. Lo cavalcate sempre alla grande, spero, come vi abbiamo visto fare ieri sera, perché siete stati meravigliosi. Grazie. E quindi, non so, Radio Bruno vi fa un grande in bocca al lupo. Grazie. Viva il lupo, viva grazie il lupo. Radio Bruno. Grazie mille a Jessica Notaro e Antonio Maggio. Grazie. Non so se avete notato che questa volta ho aperto, che ho detto, mamma mia, ho chiamato prima l'uomo della donna. Non si che fa, maleducata. Non si fa, non si fa. Mi sono rifatta nella chiusura. No, e invece hai fatto bene, perché tutta quest'idea è nata da lui, e se non fosse stato per Antonio Maggio io oggi non sarei seduta qui. Nell'errare guarda, non ho sbagliato. E se sono io a precisarlo... Siccome potrei dire la stessa cosa io, quindi facciamo che esista ancora la 50-50, che esistono ancora i cavalieri, dai. Perfetto. Così. Ragazzi, vi chiedo un saluto a questa camera per gli amici di Radio Bruno, sempre col microfono. Ciao a tutti gli amici di Radio Bruno, da noi, da Antonio Maggio e Jessica Notaro. Ciao! Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissin Bon, Renault Franciosi, Nutrileia,
ODS Giocattoli, Italpizza, Biperbanca, Marlù, diversamente tu,